Abbiamo 20 minuti, il Premier Conte alza i toni e dice l'Europa batta un colpo, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande. Sigla. Abbiamo solo 20 minuti e gli argomenti sono tanti, ad iniziare da quello che vi ho appena letto, questa dichiarazione del Premier Conte, l'apertura di tutti i principali siti italiani, dal Corriere della Sera alla Repubblica. Lui dice esattamente, alza i toni, allentare le regole di bilancio o faremo a meno dell'Europa. Allora vi presento subito i nostri ospiti. Collegato abbiamo Vincenzo Amendola, che è il Ministro per gli Affari Europei, e Marco Gervasoni, professore ordinario di Storia Contemporanea all'Università del Molise ed editorialista del Giornale. Non possiamo che partire da qui. Allora, Ministro, queste le dichiarazioni del Premier, che va dritto e va duro come mai prima. Ma l'intervista esprime tutti i timori. I timori assolutamente per delle scelte che bisogna fare, non si possono più rinviare. Dinanzi a una crisi che ha un impatto sulla storia del mondo e sulla storia dell'Europa così forte, i dati li avete dati nel telegiornale. E sappiamo tutti quanto è necessario agire. Quella frase nell'intervista è dentro un timore, non un auspicio ovviamente, certo. E cioè a ragionare insieme, a negoziare come si sta facendo l'Eurogruppo ieri e oggi e il prossimo Consiglio europeo dopo Pasqua, per avere una politica coordinata dei 27. Senta, la Commissione dalle parole del Premier appare chiaro che non c'è spazio per il MES, me lo conferma? Ma guardi, il MES è un dibattito, è uno degli strumenti che c'è sul tavolo del negoziato. Alcuni paesi vogliono attingere senza condizionalità, altri paesi come l'Olanda, l'hanno detto anche pubblicamente, non interpretano il MES fuori dalle condizioni del trattato del 2012. Quindi... E noi che cosa vogliamo fare? Ma noi puntiamo sul quarto strumento, che è quello che abbiamo proposto insieme alla Francia, che è il Recovery, un fondo per la rinascita e che si costruisce con un meccanismo finanziario che ovviamente garanzia stati per emissioni bond, che ci sembra uno strumento più all'altezza della crisi. Il MES, come concepito nel 2012 e come alcuni lo interpretano appunto nel negoziato, non mi pare adeguato a rispondere alla pesantezza della crisi economica. La Commissione ha fatto delle scelte, da noi la BCE anche, la BEI anche. Per rimanere a casa nostra, sì. Qui proprio nei nostri studi, il capo politico del Movimento 5 Stelle Crimi ha detto assolutamente no al MES, nemmeno nella versione light. Ma guardi, c'è un negoziato, noi non conosciamo, quando si usa la versione light bisognerebbe sapere le disponibilità tecniche del negoziato. L'Eurogruppo si incontra domani, la nostra priorità, come le ho detto, dopo che la Commissione ha fatto le scelte, la BCE ha attivato meccanismi, anche la Banca Europea per gli investimenti, nasce nel dibattito dell'Eurogruppo, è stato già approvato una cassa integrazione europea, un meccanismo per la liquidità alle imprese, noi chiediamo uno strumento forte di politica fiscale coordinata e questo fondo proposto insieme alla Francia e altri paesi ci sembra la via prioritaria. Se poi altri paesi insistono per il MES, il negoziato sarà duro, perché l'Olanda ha già detto chiaramente che ha delle visioni un po' più ristrette su light o non light delle condizionalità. Ecco, ma noi non abbiamo intenzione di andare a seguire le indicazioni dell'Olanda o c'è un margine di trattativa su questo? No, nella trattativa molti paesi pongono l'esigenza di utilizzare i fondi del MES utilizzandoli come una fonte di sostegno al loro credito, ma il negoziato è ancora, e non a caso si è stato rinviato, perché altri paesi insistono a interpretare quel trattato nelle regole del 2012. Secondo noi è inadeguato, non a caso c'era un negoziato prima della crisi del coronavirus per cambiarlo radicalmente il MES, il negoziato che si è interrotto, perché è uno strumento nato per un tipo di crisi, come si dice, asimmetrica, cioè per paesi che attingevano a quei fondi. Oggi ci troviamo in una
crisi dell'economia reale che coinvolge tutti e 27 paesi, le catene di valore, la produzione, certo. Un sistema quindi simmetrico che vale per tutti. A questo si risponde con strumenti nuovi, non con cose concepite per altri. Allora andrei dal tempi. Professor Gervasoni per un commento appunto a questa dichiarazione del Premier, mai così duro direi. Ma guardi, stamattina giornale nazionale è uscito un intervento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera che diceva l'Unione Europea è morta. E quindi noi siamo altro che negoziato, siamo a un livello più avanzato, siamo a livello della decomposizione dell'Unione Europea di fatto, perché se di fronte ad una crisi di questo genere già aveva dimostrato, come dire, Unione Europea di non saper gestire una crisi come quella del 2007-2008, intervenuta in ritardo così, ma di fronte a una del genere in cui muoiono decine di migliaia di figure, di uomini, di donne, di bambini europei, ammesso che si possa usare questo termine, e beh, di fronte a questo che cosa vediamo? Vediamo altro che l'Olanda, il problema non è l'Olanda, l'Olanda, detto brutalmente, con tutto il rispetto agli olandesi, conta poco, qui è la Germania, perché l'Olanda fa parte dello spazio geopolitico tedesco, è la Germania che in realtà non vuole, diciamo, il corona bond, questo lo stanno dicendo tutti. Allora professore, intanto che si sistema un attimo il microfono perché mi pare che sbatta sulla camicia, vogliamo andare a sentire, visto che tutta la partita in questo momento si gioca a Bruxelles, come è stata presa questa notizia a Bruxelles, abbiamo lì il nostro Gavino Moretti. Gavino? Sì, buonasera da Bruxelles. Appunto, l'intervista di Conte va nell'ottica di questa trattativa arrivata ormai al momento decisivo, perché domani alle 5 l'Eurogruppo torna a riunirsi. Quindi è chiaro che sono queste le ore in cui i vari leader europei fanno sentire con forza le proprie posizioni. Si sta trattando, è bene far sapere che c'è una bozza di compromesso che gira in queste ore tra le cancellerie europee. In pratica una piccola svolta è arrivata questa mattina quando Germania e Francia, i ministri delle finanze di Berlino e Parigi, hanno diramato un comunicato comune in cui chiedevano risposte ambiziose. Il compromesso che si sta delineando, quello che possiamo dire in questo momento, quello che filtra in questo momento, è che nel compromesso ci sarebbe una forma alleggerita del ricorso al MES, il fondo salva stati. L'Olanda chiede però di avere dei controlli in un secondo momento e su questo si continuerà a trattare molto, mentre invece per gli euro bond, detti corona bond per far capire che sono titoli finalizzati ad affrontare l'emergenza, ebbene ci sarebbe un'intesa per inserire questo fondo europeo per la ricostruzione senza stare tanto a precisare come si finanzierà questo fondo, ma è chiaro che serviranno delle obbligazioni comuni, dei titoli comuni. Su questo il dibattito andrà avanti al prossimo Consiglio europeo. È una trattativa sicuramente impegnativa, continuerà sia stasera che domattina. Non a caso il vertice è stato convocato alle 5 e il presidente dell'Eurogruppo Centeno questa mattina, quando ha detto che praticamente c'era stato un nulla di fatto dopo 16 ore, ha detto le nostre posizioni si sono avvicinate ma dobbiamo lavorare ancora. In pratica, per riassumere, c'è un accordo su come affrontare l'emergenza, appunto come diceva il ministro, i fondi per la Banca Europea per gli investimenti, il rafforzamento della cassa integrazione, mancano delle misure di lungo periodo e i corona bond potrebbero essere per Francia, Italia, Spagna e altri paesi uno strumento adeguato, oltre, ricordiamo, a quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, che tutti i giorni acquista dei titoli europei sul mercato della zona euro per rafforzare la situazione di tutti i paesi dell'Eurozona. Grazie Gavino. Ministro, questo braccio di ferro all'interno dell'Eurogruppo è tecnico o è meramente politico? No, qui siamo di fronte a un dibattito politico. Tecnico ovviamente sono gli strumenti che vanno approfonditi, come diceva giustamente l'inviato da Bruxelles, però è la direzione che noi vogliamo trovare. Alle scelte della Commissione, della BCE e della BEI, i governi, i 27 governi, devono trovare una solidità per affrontare l'emergenza e nel lungo periodo anche la ricostruzione di un continente, di un mercato interno che di fronte alla crisi avrà problemi di resilienza. Quindi non è un punto nazionale, l'interesse nazionale qui si unisce a 27 interessi nazionali che di fronte a questa crisi non possono sfuggire, non c'è nessuno che si salva da solo. Certo.
Professor Gervasoni, le giro una domanda che lei si è posto in apertura di un suo articolo pubblicato sul giornale. Moriremo cinesi? Cioè l'Europa rischia di lasciare un vuoto in paesi come l'Italia, la Spagna, di cui qualcun altro potrebbe approfittare? Beh, in parte stiamo già morendo cinesi, nel senso che in questa nuova guerra fredda, chiamiamola così, tra Cina e Stati Uniti, che è la nuova guerra, diciamo, per la divisione del mondo, la Cina sta purtroppo, sottolineo purtroppo, vincendo. Abbiamo visto anche questo governo, diciamo così, è certamente abbastanza vicino alle ragioni della Cina, diciamo così, però diciamo quello che la Cina, di cui la Cina potrebbe approfittare, appunto un'Unione Europea che resta così, indebolita, incapace di decidere, i rinvii sono caratteristici dell'Unione Europea, intanto la situazione si degrada e la Cina penetra e controlla. La Cina è favorevolissima all'Unione Europea, non vuole assolutamente che vi siano exit di nessun tipo, per ovvie ragioni, perché ovviamente questa Unione Europea indebolisce tutte le nazioni tranne una, la Germania. Guarda caso la nazione che fa più che è più legata alla Cina. Io invece andrei a vedere chi è più vicina a noi, ossia la Spagna, perché ha una posizione e tra l'altro una situazione sanitaria in questo momento drammatica. Lì brevemente c'è il nostro inviato che è Gianmarco Sicuro. Gianmarco, qual è la posizione politica che ha preso dopo questo Eurogruppo di ieri, saltato diciamo, la Spagna? Guarda, per darti un'idea, Manuela, ti cito l'apertura del pezzo serale del Mundo, uno dei quotidiani più importanti. Ci si aspettavano misure straordinarie, Eurobond, un piano Marshall. In realtà abbiamo preso solo schiaffi, l'espressione esatta è bofetada, che è appunto la parola spagnola per schiaffo. E l'Eurogruppo fracassa, questo è un altro titolo ricorrente, non serve neanche che ve lo traduca in italiano, insomma. Ci si chiede sui media spagnoli, soprattutto, com'è possibile che un paese così piccolo come l'Olanda blocchi un'intera diciamo organizzazione di paesi, di 27 paesi. Qui più che la Germania, anche la Germania, però ci si concentra ormai da giorni nell'attaccare l'Olanda, perché è quasi diventato un fatto personale dopo alcune accuse del ministro delle finanze olandese all'omonima spagnola, e quindi c'era stata una serie di batte e ribatti polemici tra i due paesi. Adesso si continua quindi ad attaccare l'Olanda e anche ovviamente gli altri paesi del nord Europa. Sanchez ancora non ha parlato, domani lo attendono al congresso dei deputati, dove chiederà un voto di maggioranza e le opposizioni promettono battaglia. Lui chiederà il prolungamento dello stato di allarme, non ha ancora parlato, ma aveva parlato due giorni fa e aveva detto servono misure straordinarie, perché se no l'Europa di fatto finirà. Insomma, parole molto dure da parte di Sanchez, che continua a chiedere e a cercare un appoggio italiano in questo senso. Grazie Gianmarco. Ministro, dicevamo sulla linea dura c'è l'Olanda appunto e la Germania, che poi appare essere il motore di tutto. Anche l'ex presidente del Bundestag, Lammert, ha criticato la Merkel in questa sua opposizione ai Corona Bond e ha ricordato con nostalgia Helmut Kohl, il cancelliere della riunificazione, ma anche un europeista convinto. Che cosa le racconta della Germania in questo momento? Io stiamo seguendo il dibattito, perché molti partiti hanno preso posizione, grandi personalità intellettuali, economisti, mondo imprenditoriale, c'è un dibattito vivo anche in Olanda. Ho letto le dichiarazioni del presidente della banca centrale a favore dei Corona Bond. È evidente che sono scelte all'altezza della storia. Lei ha citato Kohl, sono figure che dinanzi a grandi trasformazioni della storia hanno scelto un indirizzo. Io credo che le leadership politiche si valutano da questo: di fronte ai grandi tornanti della storia c'è chi lo fa con coraggio e chi ha timore. Adesso credo che per salvare un progetto forte di unità europea ci vuole molto coraggio, non bisogna attendere assolutamente nessun calcolo né di sondaggi né calcolo di tirare a campare. Professor Gervasoni, tra l'altro lei è autore con Corrado Ocone di Coronavirus, la fine della globalizzazione, perché l'ordine geopolitico mondiale sarà irriconoscibile quando l'epidemia si fermerà. Allora, chi vorrà sapere la risposta leggerà il libro, perché non voglio fare spoiler, ma intanto mi piacerebbe sapere meglio quale ruolo sta giocando l'Olanda. L'Olanda, vedo che appunto tutti se la prendono con la povera piccola Olanda, ma come dicevo prima, come dire, l'Olanda fa parte tra l'altro di un gruppo di stati, tra cui anche la Finlandia,
così, i nordici cosiddetti, che sono semplicemente mandati avanti, diciamo così, poi hanno una loro autonomia interna, adesso non voglio generalizzare, ma sono mandati avanti da Berlino, perché se Merkel decidesse i corona bond, l'Olanda e la Finlandia si metterebbero. Ma Merkel in realtà non ha mai detto una parola chiara, perché diciamo qui si faceva il primo paragone con Kohl, emerge, come dire, la minore capacità di leadership di Angela Merkel, la quale diciamo nella storia verrà ricordata in maniera probabilmente meno lusinghiera di quanto venga valutata oggi, perché appare una leader che nei momenti diciamo in cui si vede il politico, perché il politico deve decidere, si rifiuta di decidere. Allora, io vi porterei un attimo a vedere la situazione sul campo, perché i numeri, diciamo, dal punto di vista sanitario sono più o meno in stallo, migliorano ma non tanto quanto ci aspettavamo, e questo probabilmente induce le persone a sentirsi più sicure e a uscire da casa. Andiamo dal nostro inviato che è a Piacenza, Maurizio Martinelli. Lì com'è la situazione, Maurizio? Manuela, calano i contagi, calano le morti, diminuiscono soprattutto i ricoveri in terapia intensiva, crescono le guarigioni. La curva statistica in qualche modo sembra essere confortante, sono meno tranquillizzanti le tante troppe persone che si sono viste in strada oggi qui a Piacenza, come un po' in tutta Italia. Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, è tornata ad invitare i suoi cittadini a restare a casa, anche con Toni Aspri: restate a casa, la gente sta morendo, mollare oggi sarebbe da irresponsabili. Vale la pena ricordare che proprio qui, in questa provincia, la provincia di Piacenza, sono morti un terzo delle vittime che si contano in Emilia-Romagna. La Barbieri, il sindaco, poi ha scritto al Premier Conte per dire no al silenzio assenso. Il silenzio assenso è quel principio giuridico sulla base del quale tantissime aziende, circa 1300 questa provincia, sono tornate a lavorare in deroga alle disposizioni del governo sulla scorta di un'autocertificazione. Dicono: noi siamo indispensabili per la popolazione e per la filiera. Ieri erano stati gli infermieri a protestare contro la fase 2, la ripresa, dicendo: noi siamo in corsia, rischiamo la vita, ci siamo ogni giorno, assurdo tornare a lavorare in questo momento, rivedete le vostre posizioni oppure saremo noi a dover restare a casa. Ultima cosa, oggi il governatore Stefano Bonaccini ha annunciato la via emiliana per la ripresa, un pacchetto di circa 320 milioni di euro per cittadini, imprese, ma soprattutto per i tanti medici, infermieri e operatori sociosanitari che operano in prima linea. Si tratterebbe di un bonus di circa 1000 euro a testa. A te, Emanuela. Grazie Maurizio, sì, un mondo che sembrava molto grande, a mano poi nella praticità sembra stringersi sempre di più. Professore e anche Ministro, ci sono delle fonti vicine alla presidenza francese che dicono che Macron intende unirsi alla cancelliera Merkel per queste misure fiscali che l'Unione Europea dovrà adottare per la crisi. Si pensa ad una proposta unitaria franco-tedesca che dovrebbe essere presentata al prossimo vertice dei capi di Stato. Non è che in questo giro l'Italia poi rischia di rimanere isolata? Rispondo io. Sì, professore. Sì, diciamo l'asse franco-tedesco non esiste più da molto tempo, però è chiaro che la Francia, se deve scegliere se allearsi con l'Italia e la Spagna o allearsi con la Germania, si allea con la Germania. Questo non bisogna avere, da vari giorni c'è scritto che Le Maire l'ha anche detto, il ministro dell'economia, che sarebbero favorevoli a una MES light, ma il light vuol dire sempre comunque condizionalità, cioè troica per il nostro paese, quindi un controllo esterno, per cui diciamo non vedo molte possibilità di un'alleanza con la Francia, perché al momento, al di là delle belle parole, così ai momenti di scelta effettiva la Francia si schiera sempre con la Germania. Quello che è sorprendente, semmai, che colpisce, lo faceva notare bene il vostro inviato dalla Spagna, è che l'antieuropeismo sta montando anche in Spagna, che è stato fino a poco tempo fa il paese più filoeuropeista. Pensiamo che Vox, il partito diciamo di destra nazionalista, così, è un partito che però non è antieuropeista, eppure stanno diventando antieuropeisti anche lì, persino Sanchez, che fa parte del PSE, cioè che è socialista.
Ministro, volevo sentire anche lei su questo, ho 40 secondi prima di chiudere, però le voglio anche chiedere un parere, perché oggi sono state delle dimissioni importanti. Mauro Ferrari si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, insomma era qualche settimana che lui cercava di farsi sentire, il nostro scienziato friulano ha dichiarato, insomma ha denunciato questa completa assenza di coordinamento anche nelle politiche europee per quanto riguarda una strategia comune dal punto di vista sanitario. Questa Europa perde un po' dei pezzi. Sì, no, ma mi faceva riflettere il professore citando la destra spagnola. Il problema, professore, è che se mettiamo insieme tutte le destre di ognuno di questi 27 paesi dicono cose completamente differenti, perché avessero un progetto che sia della stessa senso, magari la destra tedesca dice l'opposto di quello che dice la destra italiana. La destra italiana chiede più Europa, la destra tedesca dice no, non diamo una mano ai paesi che stanno soffrendo. Quindi ha ragione a fare questa analisi, però attenzione, perché qui andare appresso all'anti-europeismo non aiuta assolutamente a uscire fuori dai guai, anzi ci mette in guai ancora più profondi. Vedremo. Sul coordinamento sanitario noi l'abbiamo detto dall'inizio al ministro Speranza da gennaio, perché si vedeva che non c'è un'integrazione delle politiche sanitarie, questo è un qualcosa che mancava. Si sono fatti passi avanti, ma c'è voluta molto spinta dell'Italia per lanciare questo coordinamento. Ministro, la ringrazio, ringrazio anche il professor Gervasoni. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, gli argomenti erano tanti, ma domani ci sarà questo nuovo appuntamento con l'Eurogruppo, vedremo che cosa succederà. Nel frattempo, buona serata.